Allora, mister, risultato rotondo, ma penso conti molto di più la prestazione. Sì, sì, dai, al di là dello score finale, comunque oggi sono stati fatti passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda un po' la condizione, stiamo crescendo da quel punto di vista e anche nella ricerca di quegli automatismi che piano piano stanno crescendo, insomma stiamo lavorando tanto su queste cose e insomma inizia a vedersi dei frutti. È logico che dobbiamo ancora crescere tanto, però la partita di oggi mi ha dato delle buone indicazioni anche per i ragazzi magari un po' più giovani, sono state delle ottime indicazioni, insomma, ecco, anche perché comunque Primavera del Brescia è un'ottima squadra, una squadra molto organizzata con un allenatore preparatissimo, quindi insomma oggi hanno fatto buone cose, ecco, al di là del risultato. Soprattutto nel primo tempo forse abbiamo visto il Lorenzano Calvina che è in mente, aggressivo, sui portatori di palla. Sì, questo dobbiamo. Adesso insomma, come ti avevo detto la settimana scorsa, abbiamo fatto una scelta di aspettare un po' di più, però da questa settimana abbiamo iniziato a lavorare un po' di più anche sull'aggressione, sull'andare a cercare l'avversario, e quindi insomma oggi abbiamo cercato di metterlo in atto e i ragazzi lo stanno interpretando abbastanza bene. Franzoni tra le linee oggi diciamo molto bene. Sì, ma guarda, Franzo sono contento perché comunque sta lavorando con un'ottima fiducia in se stesso e cosciente delle cose che può fare e soprattutto molto attento alle indicazioni che gli stiamo dando. Ha fatto un buon lavoro anche lui oggi, ha speso molto, ma in questo momento dobbiamo andare tutti un po' oltre per trovare la condizione più presto. Parlano dei vecchietti della squadra, virgolette, perché ha appena compiuto 21 anni, Turlini dietro, è stata una novità. Non avevo nessun altro, quindi non avevo, in questo momento abbiamo scelto di lavorarlo anche lì, perché è un giocatore intelligente, è una gamba importante, insomma credo che sia un ragazzo che per le doti che ha sia atletiche che tecniche può giocare anche non solo da terzino, da quinto, ma anche in altri ruoli. Però insomma oggi si è disimpegnato bene, è stata una piacevole sorpresa, è un ragazzo che comunque è a disposizione, anche se magari a volte anche in allenamento non lo impiego proprio nel suo ruolo, però è un ragazzo che si applica, è un giocatore importante per noi. Dei vecchietti ai giovani, poi Ani e Ricciardi a segno, penso sia una soddisfazione questa. Sì, beh, quello di Ricciardi l'ha preso un po' male lì, però è entrata, quindi è un gol diseducativo, si dice, però alla fine Jerry ha trovato il gol, ma sta crescendo anche lui, ragazzo del 2003. Invece Poiani merita un discorso diverso, è comunque un ragazzo che è da 2 anni che praticamente non fa una partita intera e lo stiamo cercando di condizionare, e insomma oggi ha dimostrato che sta crescendo, insomma, ecco, anche lui, e al di là dei gol però ha fatto buone giocate, insomma, ecco, anche quello che deve fare lui, ha fatto anche un'ottima fase di non possesso, quindi insomma il ragazzo sta crescendo, va bene. Domani Campo d'Arsigo? Domani Campo d'Arsigo, domani invertiremo un po' i calciatori che magari hanno fatto 20 minuti, magari domani ne fanno 70 gli altri, e vediamo, cerchiamo di crescere tutti quanti nella condizione, che è molto importante. Grazie.